progetto il globo di Aiello. Abbiamo due dei tre, è arrivato anche il terzo. Abbiamo i tre autori che adesso vi presenteremo e poi presenteremo anche il progetto di questa meridiana. Qui presente con noi abbiamo il conte Michele Formentini, titolare di questa bellissima struttura museale che ormai da 16 anni mette a disposizione il suo cortile e le sale interne per organizzare questa festa e queste mostre che vengono allestite al loro interno. Colgo l'occasione, come ogni anno, per la sua grande apertura nei confronti del paese di Aiello, per dire grazie a nome anche dell'amministrazione comunale, della Proloco e di tutte le associazioni di Aiello che ne fanno parte. Quindi grazie, avvocato Formentini, che consegnerà la targa naturalmente ai nostri autori come riconoscimento. Un applauso alla banda, aggiungo anche, prima di presentare l'opera, che abbiamo il sindaco di Aiello presente al sostegno della festa delle meridiane, ma abbiamo anche il vicepresidente della provincia Franco Mattiussi, che nei 20 anni di attività del Circolo Novarca anche la provincia di Udine è sempre stata vicino e ha sostenuto molte delle nostre iniziative culturali. Le scoperte archeologiche di antichi orologi solari hanno permesso, tra i numerosi rinvenuti dal mondo antico, di individuare solo due a forma di globo. Uno è stato rinvenuto dall'archeologo statunitense Carl Blegen nel 1939 nelle rovine di Prosimna, non lontano da Corinto in Grecia. Il globo ha un diametro di 53 cm, è conservato presso il museo della cittadina di Nafplion in Grecia. Il globo di Prosimna ha inciso tre orologi solari, di cui uno racchiude per gli appassionati di gnomonica un suo mistero antico, con la variante della sostituzione dei fori che indicano le ore antiche con dei cappucci in acciaio, con indicate a fianco i numeri delle ore incise in caratteri romani. Il terminatore luce-ombra segna l'ora antica quando interseca uno dei punti che indicano le 12 ore della giornata diurna dall'alba al tramonto e nello stesso tempo il periodo dell'anno sul calendario solare realizzato a cerchi concentrici. Bene, allora abbiamo presentato questa meridiana e allora vediamo, per riconoscenza da parte degli organizzatori, di lasciare delle targhe. Allora abbiamo tre targhe, abbiamo anche tre persone. La prima la facciamo consegnare ad Andrea Carusi dall'avvocato Michele Formentini, dal conte anche Formentini, ecco qua, astronomo di nota fama a livello internazionale. Ecco, che consegna la targa, ecco, foto, la targa di riconoscenza per questa idea di portare il globo di Matelica come copia in doppia dimensione qui a Aiello. La seconda targa ad Orlando Zorzenon, che ha realizzato il globo. Stamattina l'abbiamo presentato in un filmato, ecco, da parte del vicepresidente Franco Mattiussi, un bel lavoro fatto da Orlando, che è sempre vicino alle attività del circolo. E la terza targa al maestro del ferro di Aiello, Busette,
Samuel Busetti, no? Ed ecco qua anche la sua bambina che riceve dal sindaco Roberto Festa la targa di riconoscimento. Benissimo, allora abbiamo inaugurato la prima meridiana, adesso vi chiedo gentilmente...